Un momento di dibattito con la comunità, imprese e organizzazioni di categoria, studenti e istituzioni per illustrare le opportunità fornite dal PNRR e dal relativo fondo complementare da 1,8 miliardi dedicato ai territori colpiti dal sisma 2009 e del centro Italia. Tanti soldi che arriveranno sul territorio, che vanno spesi bene, presentando progetti subito, perché l'occasione è unica. Per L'Aquila i progetti sono tanti, basti pensare alla Scuola Nazionale dei Vigili del Fuoco, a quella di formazione per la pubblica amministrazione o al Centro di Servizio Civile Universale, che porterà un indotto di 25 milioni all'anno, 2.500 volontari con la riconversione dei progetti case. Unico incontro in Abruzzo sul PNRR, oggi all'Aquila, la presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Enrico Giovannini, non solo, con l'iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per il ministro l'Abruzzo è una regione importante perché cerniera tra Tirreno e Adriatico e attraverso il PNRR si possono fare investimenti importanti su nuove tecnologie, ferrovie, c'è anche il Fondo Sviluppo e Inclusione. E poi c'è la sperimentazione con i treni ad idrogeno per evitare l'elettrificazione. E proprio attraverso il piano di ripresa e resilienza noi investiamo sulle direttrici ferroviarie, anche con la legge di bilancio sull'Adriatica, e poi investiamo sulle nuove tecnologie, investiamo anche su infrastrutture idriche. Insomma, è un piano a tutto tondo che è anche il Fondo Sviluppo e Coesione. Per questo stiamo incontrando tutti i presidenti di regione per far sì che anche quei fondi vengano spesi in coerenza con il PNRR. C'è un investimento importante sulla Roma-Pescara che prenderà naturalmente un po' di tempo per essere realizzato, però è chiaramente una delle direttrici che verranno migliorate perché l'attuale situazione è assolutamente inaccettabile. E poi delle sperimentazioni possibili con i treni a idrogeno. È l'unica tappa abruzzese ed è importante che il governo voglia confrontarsi con un territorio svantaggiato, città medie delle aree interne che hanno bisogno di altre risposte. L'Aquila ha fatto dei grossi passi in avanti, oggi discuteremo anche con il Ministro il tema dei collegamenti, c'è un dibattito aperto sui collegamenti ferroviari, c'è stato un tavolo recentemente fra il Comune dell'Aquila, la Regione Abruzzo, il MIMS ed RFI per discutere del tema dei treni ad idrogeno piuttosto che dell'elettrificazione. È evidente che questa città e questo territorio deve superare un gap infrastrutturale. Con il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Enrico Giovannini, il sindaco dell'Aquila Biondi, il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, il capo del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica Marco Leonardi e altri interlocutori che hanno spiegato i progetti per la città. Presente anche il presidente della regione Marco Marsilio.